Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Radio Zimmari con Sasà Santomauro. Buongiorno Eolia, buongiorno mondo. Eccoci qua in questo lunedì 6 febbraio. Partiamo. Che confusione ho in mente se guardo un'ora la TV. Lo dicono anche di rotta. Che confusione in questo lunedì, dopo un weekend. Credo un po' movimentato, anche perché durante il weekend uno si rilassa e fa quello che non fa durante la settimana. Intanto buongiorno ai nostri amici calabresi. E come non salutare i nostri amici romani? E ne approfitto anche per salutare l'amicone fraterno Max Ciaravino. Ancora con noi gli amici della Costa Azzurra, nonché i nostri amici del Piemonte e della Lombardia. Giro tondo come non ce n'è più, dammi la mano e chi ci fermerà, rifaremo il mondo. E ben arrivati anche i nostri amici di Monza. Eccovi qua, che bello, che bello. E allora amici, lasciamo subito la sigla per andare subito al primo brano in scaletta di questo 6, di lunedì 6 febbraio. Sempre siete in compagnia di Sasà Santomauro con Buongiorno Eolia. Disco Pilota torna con noi in compagnia di Neffa Rock Hunter. Se tornerai a Radio Zimmari, Disco Pilota. Buongiorno a tutti quanti voi che ascoltate Radio Zimmari. Buongiorno da Sasà Santomauro e da Nadia Solange in regia. Hai visto il tempo come scorre lento, quanto è vuoto questo appartamento. Quelle volte che ti ho urlato basta, in realtà volevo dirti resta. Sono uno sfigato che soffre d'amore, che lo dice pure dentro i pezzi. Innamorarsi è fuori moda, nelle vetrine hanno abbassato i prezzi. Io non posso darti quello che vorresti, tu questo non l'accetteresti. Non so fingere di stare meglio, né ridere se sto morendo. Che bella estate che passammo al mare, non potrei dimenticarmelo. Hai visto esempi come cambiano, due ragazzi che si amano. Hanno provato a seppellirci ma dimenticando che noi siamo come semi. Volavamo con la fantasia perché ci avevano legato mani e piedi. Se avessi capito prima che le tue intenzioni erano incerte, io t'avrei stretto un po' più forte, t'avrei detto buona suerte. E se tornerai a darmi sogni, se tornerai a darmi giorni, se tornerai a stringermi, prometto che non sarai mai sola contro il mondo, quando tutto il resto sta crollando. Chiudi gli occhi e lo vedrai, quello che saremo insieme se, se tornerai. Per amore ho perso la ragione, per aver ragione ho perso qualche amico. Questa sera che festeggi il compleanno, io mi sento strano stare senza invito. Facci solo te con le tue amiche finte, tanto in questo mondo la finzione vince. Metterai la colpa ai miei comportamenti, pure se va tutto bene ti lamenti. Ma se tornerai, metterò da parte questo orgoglio che mi metterà nei guai. Tutto passa ma tu non passerai, cuore in cassa ma non lo dice mai.
giuro che voglio ballare un lento, anche se a ballare faccio schifo, a volte penso al primo appuntamento, con due bocche a mordere un panino, hanno provato a seppellirci ma dimenticando che noi siamo come semi, volavamo con la fantasia perché ci avevano legato mani e piedi, se avessi capito prima che le tue intenzioni erano incerte, ti avrei detto un po' più forte, ti avrei detto poi la suerte. Se tornerai a darmi sogni, se tornerai a darmi giorni, se tornerai a stringermi, prometto che non sarai mai sola contro il mondo, quando tutto il resto sta crollando, chiudi gli occhi e lo vedrai, quello che saremo insieme se tornerai, amici Rock Hunter, in collaborazione con Neffa, disco pilota di questo lunedì 6 febbraio a Radio Zimmari con Sasà Santomauro. E noi andiamo ancora avanti, andiamo avanti, secondo brano in scaletta, Nico Chini, Tardi o Mai. Radio Zimmari che trasmette da Panarea Isole Eolie. E per voi, amici di oltreoceano? Prima di te non c'era love, non c'era sentimento. Dicevo meglio stare soli, zero sbattimenti. L'amore non è nei miei piani, dicevo a me stesso. Ma tu hai ridisegnato il mondo con un solo gesto. Non so più far nemmeno cosa vuoi che dica. Se insieme a te sto meglio, inutile che finca. Dentro di me è una guerra come nel Guernica. Sei la mia lady, la mia queen, la mia migliore amica. Il resto, non andare adesso. Siamo una tempesta e siamo soli in mare aperto. Rimanere solidi anche in mezzo a pioggia e vento. Immobile a fissare il lineamento, un po' a voler fermare il tempo. Perché se certe cose non tornano indietro. Mi ha detto un vecchio saggio, goditi il momento. Verso due sorsi basta e metto un passo lento. Che fa? E se stanotte ti manco, saprei dove cercarmi. Yeah. Ed è una vita che sono fermo qui ad aspettarti. E ora che ci siamo persi, baby, si è fatto tardi. Yeah. Forse è meglio se rimani, che almeno fino a domani. E se stanotte ti manco, saprei dove cercarmi. Yeah. Ed è una vita che sono fermo qui ad aspettarti. Ora che ci siamo persi, baby, si è fatto tardi. Forse è meglio se rimani, che almeno fino a domani. Lo so cosa vorresti, so quello che cerchi. Ho 200 difetti, il mio pregio è di averli. Ho messo da parte l'orgoglio, solo per averti. Per quei tagli sul cuore, no, non servirà un Fendi. Oh no, giuro non ti potrei fare male mai. Lo farei a me stesso, visto il mare in quel paio di ice. E un po' mi sento perso, un po' mi sento fiero. Ora che ho messo te davanti, ho smesso col mio ego. Oh, oh. È strano come anche se non ti cerchi, pensi a te prima di addormentare. Prima avevo problemi, adesso invece insieme a te sembrare scalleviar. Tu riesci a sollevar. Anche se siamo distanti, ora puoi sentirmi in una nota tra quei messaggi. Che fa? E se stanotte ti manco, saprei dove cercarmi. Ed è una vita che sono fermo qui ad aspettarti. E ora che ci siamo persi, baby, si è fatto tardi. Forse è meglio se rimani, che almeno fino a domani. E se stanotte ti manco, saprei dove cercarmi. Ed è una vita che sono fermo qui ad aspettarti. E ora che ci siamo persi, baby, si è fatto tardi. Forse è meglio se rimani, che almeno fino a domani. Thank you.
piccolo. L'acquario è sparito, di colpo entrambi nel mare. Ho nascosto l'amore in un dito, noi siamo dolci nel sale. Questa barca continua a viaggiare, dove si fermerà? Guardami, sorprendimi, fammi tutto ciò che vuoi. Questa illusione siamo noi, parlami, baciami, dietro il vetro siamo noi, qui l'arredo siamo noi. Ho passato tempo a dirti che rompessimo il vetro non saresti sola. Vero non è vero, non lo è. Per ora mi ami o non mi ami, non lo so ancora. E dai, non dir così, che il posto che ci aspetta non è qui. Toccheremo terra e mare, spiaggia e sale. È tutto da rifare con te. Noi siamo dolci nel sale. Campanaria, Radio Zimmari con Sassà Santomauro. Noi siamo dolci nel sale. E andiamo ad ascoltarci Piccolo G, amici, con Acquario a Radio Zimmari. Sempre con voi, Sassà Santomauro, da Panarea. Ora nessuna finzione, su una bolla ritorna il rumore. Di nuovo in terra, sopravvissuti a questo nostro amore. Siamo caduti mentre il giorno muore, scende il sole su una spiaggia piena di persone. Ho passato tempo a dirti che rompessimo il vetro non saresti sola. Vero non è vero, non lo è. Per ora mi ami o non mi ami, non lo so ancora. E dai, non dir così, che il posto che ci aspetta non è qui. Toccheremo terra e mare, spiaggia e sale. È tutto da rifare con te. Noi siamo dolci nel sale. Siamo dolci nel sale. Siamo dolci nel sale. Siamo dolci nel sale. Acquario, Piccolo G, amici a Radio Zimmari. In questo lunedì 6 febbraio. Eh sì, l'inizio di settimana è sempre, sempre un po'. Avete, si è un po' così, ecco. Però cosa facciamo? Noi di Radio Zimmari cerchiamo di rallegrare la, almeno il lunedì, l'inizio di settimana, con un davvero un sound davvero particolare. Ma prima tuffati su Radio Zimmari Web. Un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. E allora, avete voglia un po' di salsa, merenga, cumbia? Maluma e Mark Anthony, luci, la formula magica. Tu pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien no ocupe este lugar. E nel frattempo voglio ricordare agli amici che questa è Radio Zimmari, che trasmette da Panarea Isole Eolie. Panarea, nell'arcipelago eoliano. Radio Zimmari, per voi. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que no quiera, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repuesto te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. No hay una fórmula
regresar. ¿A qué te voy a esperar? ¿O si quieres regresar? ¿A qué te voy a esperar? Ya, ya, ok. Ay, comenzó la rumba, mamacita. Yo, yo, señorita, señora, mire qué está pasando en las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. Anthony, amici, e Maluma a Radio Zimari con la formula, la formula magica. È una formula per far sì che questo tempaccio, ecco, tempaccio di freddo, che oggi fa veramente freddo. Amici, andiamo ancora avanti, amici. Arriva con noi Rosa William, Non sono felice per te. Radio Zimari, dall'album Radio Gotham, Rosovilla. Sopra le case e non sento più male. Però ho voglia di fare, giuro, questa volta io non mando tutto a puttane nella borsa di Chanel. Chiudo l'ansia alle pare, voglio perdermi dentro un istante. Yeah, yeah, per dimenticare che ero solo una dilettante. Credo bevo in ciampo, ma poi quella fottuta canzone pensare a noi, tieni un pezzo di cuore, ma se me lo chiedi, no, non sono felice per te, per te, per te. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web, è a Panarea, una delle sette isole Eolie. Non sono felice e sei qui, ti sento ancora addosso perché fai così. Ti chiedo se mi pensi di sono una delle tante, io bevo, piango, ma poi quella fottuta canzone alla radio che mi fa ripensare a noi, bevo un pezzo di cuore, ma se me lo chiedi, no, non sono felice per te, per te. Non sono felice per te, baby, perché lo eri quando eri con me, almeno me lo dicevi, ma forse fingevi. L'hai detto che tu pensi a me quando vieni. Vedo ancora la tua maglia che sa di te, vedo ancora quella voglia di fare le tre e parlare fino all'alba, ma di niente. Baby, scusami, non sono felice per te. Non sono felice per te, Rosa Villan, amici. E noi andiamo ancora avanti ad ascoltarci l'ultimo brano della prima della sosta del notiziario. Delle notizie, non del notiziario. Il notiziario sarà fra un paio d'ore con la voce di Nadia Solange con il suo Latino America. Noi continuiamo, dico, andiamo ad ascoltarci l'ultimo pezzo prima del TG Zimmari con tante video interviste. Amici, The Kid Laron, Love Again, a Radio Zimmari, che trasmette la Panarea. Can we go back to how it was before my pride got in between us? Go ahead and hit me where it hurts.
cause at least then I'll feel something. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can we find love again? Is this time the end? Tell me how. Lui many è Sassà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Love again. Can we find love again? I crashed my car into a wall. I tried to text, I should have called. Seen blue and red, it won't be long. We went to war, it didn't end. I bit my tongue, you hit my chin. Worst enemy is my best friend. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can we find love again? Again, amici The Kid Laroi. E noi, come avevo già detto prima, ci fermiamo per notizia del TG Zimmari nazionale e sportivi. Questa è Radio Zimmari, che trasmette da Panarea, una delle sette isole Eolie. In studio Sassà Santomauro, alla regia Nadia Solange. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmari Web, la tua radio. E partiamo dall'Inghilterra, del trasferimento di Weston McKennie. Parla l'allenatore del Leeds, Jesse Marsh. Quando abbiamo pensato a lui, mi sono informato bene, parlando con le persone che lo conoscono, con i giocatori che hanno giocato con lui e con i tecnici che lo hanno allenato. Quello che ho sentito su Weston è che è un grande ragazzo, un grande compagno di squadra, un giocatore affidabile. E poi prosegue ancora. Quando ho parlato con lui, ho scoperto che era affamato, aveva il desiderio di migliorare e la convinzione di aver fatto bene nella sua carriera, ma che ha ancora molto da ottenere e da imparare. Ingaggiare Weston è stato un gioco da ragazzi, ho sentito che era il ragazzo perfetto per noi. Un trasferimento di cui dovremmo essere orgogliosi come Leeds, perché portare un giocatore come lui dalla Juventus è un tributo a noi come club. E allora abbiamo chiesto a Pioli se a posteriori rifarebbe la stessa scelta su Rafael Leão. No, lo rifarei, ho fatto le scelte che ritenevo migliori, risponde Pioli. Origi doveva lavorare in verticale con Giroud per coprire la zona di Çalhanoğlu. Non credo sia stata colpa di Origi, ma la troppa frenesia. Dovevamo cercare di salire più col baricentro della squadra e abbiamo sbagliato troppi palloni. E poi torniamo in Serie B a parlare un po' dell'esclusione dell'esonero di Cannavaro, di
Foggia è un po', ecco, un po' un terremoto che è successo proprio in Serie B. Il Benevento vive un momento nero, da incubo. Quando a settembre Pasquale Foggia andò a casa di Fabio Cannavaro per convincerlo ad accettare l'eredità tecnica di Fabio Caserta, ci eravamo permessi di dire, col senno del prima, che sarebbe stata una mossa troppo rischiosa. Nulla da obiettare sulla qualità del campione del mondo, che avrà sicuramente idee importanti anche da allenatore. Ma salire in corsa è la cosa più rischiosa, soprattutto in Serie B. Il campionato più difficile che ci sia. Il campionato che devi conoscere nei dettagli per provarle a capirlo. Altrimenti ti sbatte la porta in faccia. L'errore più grande non è stato quello di Fabio Cannavaro, ma soprattutto quello di Foggia, nel segno della superficialità. Un direttore sportivo esperto, navigato e all'altezza, deve capire qual è la situazione migliore, soprattutto in quello che viene definito il torneo più equilibrato e competitivo della storia. Foggia ha trascurato l'ABC della gestione, il vademecum del pronto intervento, e il Benevento ha imbarcato acqua. Nessuno si meravigli che la situazione sia questa troppo difficile. Troppo facile spendere il budget di un padron ricco e disponibile come Vigorito. Potrebbero farlo tutti, ma al momento di una decisione così importante, quando c'è carta bianca, non bisogna permettersi di sbagliare. E il naufragio di Foggia ha trascinato Fabio Cannavaro. Peggio di così sarebbe stato impossibile. Adesso tocca a Roberto Stellone, che ha dimostrato con la regina tutte le sue qualità. E andiamo in Spagna, amici. Ha parlato, è intervenuto Javi sulla vittoria per 3-0 sul Siviglia. Attualmente al secondo posto nella Liga a meno 8, il Real Madrid attualmente al meno 8, a meno 8 dai Blaugrana. Xavi parla così: mai dare il Real Madrid per spacciato, sono capaci di fare grandi rimonti, li ho visti fare da calciatore e vorrei evitare di riviverli da allenatore. Torniamo in Italia, amici, andiamo nella capitale per il tormentone Zaniolo. Per Nicolo Zaniolo in Turchia c'è tempo fino a mercoledì. La premessa? Da oggi il trequartista classe 1999 accetta il trasferimento, a patto che ci sia una clausola che gli consenta di tornare in Italia dal prossimo luglio. Il sogno è il Milan. Ma accetta la Turchia? Questo è già un passaggio fondamentale. C'è stata una conference call di un'ora e mezza tra il suo agente Vigorelli e i vertici del Galatasaray. La capolista del campionato propone 20 milioni. Potrebbe aggiungere qualche bonus. Ha dato disponibilità di massima a parlare della clausola. E il Galatasaray insisterà. Ma in serata si è inserito forte il Fenerbahçe, che ha preannunciato un'offerta più alta. Possibili bonus aggiuntivi per arrivare a 25 milioni. E ha già accettato la clausola per l'Italia, che dovrebbe essere da di 30 milioni. Il Fenerbahçe sta spingendo all'interno di un'asta tutta turca, con possibilità di sorpasso e controsorpasso. Ricordiamo che all'Inter spetta il 15% della cessione di Zaniolo. E noi, amici, adesso andiamo ad ascoltarci un breve, ecco, un po' il tormentone che sono state tutte le intercettazioni di sulle plusvalenze farlocche. Sentiremo parlare Andrea Agnelli.
Maurizio arriva bene, ex amministratore delegato, e poi ancora Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, e poi Stefano Bertola, ex dirigente appunto della Juventus. Cominciamo con Andrea Agnelli e Maurizio arriva bene. Non era solo il Covid, e questo lo sappiamo bene, perché noi abbiamo due elementi. Da un lato il Covid, non era solo il Covid, e questo lo sappiamo bene, perché noi abbiamo due elementi. Da un lato il Covid, dall'altro abbiamo ingolfato la macchina con gli ammortamenti e soprattutto la merda, perché tutta la merda che sta sotto non si può dire. Certo, certo, quelle sono cose che non possiamo dire. Noi abbiamo sempre preso dei rischi e il consiglio è sempre stato informato. Si sono sempre trovati dei correttivi strada facendo. Sì, sì, però come ricordi tu avevi detto che alla fine c'è stato da parte della direzione sportiva. Si sono allargati, ci sono tutta una serie di operazioni che loro hanno fatto. Esatto, facendo eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze. Se ti crolla il mercato, ti crolla il mercato, questo è un dato di fatto. Allegri, non devi dire che le politiche che sono state fatte in questi anni erano dissennate. Si è speso un sacco di soldi per dei giocatori che... E poi quelle che erano le prerogative di mercato erano prerogative dei mercati in quel momento. Adesso bisogna gestire le cose al meglio, tanto alla fine di quel che hanno fatto gli altri prima, chi se ne frega. E sentiamo parlare anche amici John Elkann. Andiamo. Sì, sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento devo stare fermo, perché abbiamo Consob, Guardia di Finanza e qualsiasi Luca Percassi, cosa guardando, amministratore delegato dell'Atalanta. Quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto il bilancio falso. Due anni hai buttato tutto alle ortiche, 700 milioni messi dagli azionisti, hai messo tutto a rischio perché un giorno hai deciso di mandare via due persone che probabilmente era giusto mantenere. Se Fabio si svegliava la mattina e aveva mal di testa o beveva un bicchiere poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno, era pericoloso. Con Fabio non si poteva ragionare, finché c'è stato Marotta gli metteva un freno. Quando è andato via poi ha avuto carta libera e io gli ho detto più volte: qui stiamo esagerando, cioè è una modalità lecita ma hai spinto troppo, e lui rispondeva: a noi non importa, o fai 4 o fai 10, nessuno ti può dire nulla. La situazione è davvero delicata. Io in 15 anni faccio un solo paragone: Calciopoli, lì c'era tutto il mondo che ci tirava contro, questa invece ce la siamo creata noi. Se guardi il totale della cifra che abbiamo dato a Chiellini tra stipendi, premi, è spaventosa. Non c'è criterio nel modo in cui abbiamo speso i soldi. Non c'è da stupirsi se in 2 anni abbiamo chiesto 700 milioni agli azionisti. A marzo si parlava di fare 300 milioni di quelle plusvalenze. Ti giuro che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo al pensiero. Siamo stati arroganti sul mercato e con Ronaldo si è innescato il nostro circolo vizioso, perché i soldi di Pogba li abbiamo spesi per pagare due clausole. Quello di oggi è un mercato vero, dove uno va a comprare il giocatore che gli serve. Devi capire che il mercato dell'anno scorso era fatto solo di plusvalenze, quindi era un mercato del cazzo. Bravo. Hanno fatto uno scambio e te la dico tutta, è meglio che non ci fosse quel carteggio. No, quel carteggio lì meglio di no. E anche con l'altro, Genoa, ovviamente, no? Sono quelli che loro stanno cercando, no? Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimari Web, la tua radio. Oggi però hai fatto magia. Però all'epoca Giraudo non faceva queste cose qui. Non possiamo dire alla Consob che il bilancio è un atto di fede. Tanto la Consob la supercazzoliamo. Penso che sarebbe opportuno darle un riferimento più o meno di principio contabile o di qualche cosa. Cioè, posso io supercazzolarli in modo più raffinato? Bisogna usare soggettività, non dati aleatori. E poi non dite che non usate Transfer Market, dite che qualche volta lo usate. La musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva. Un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. E andiamo un po' a sentire cosa succede con Rabiot, che ha scelto la sua destinazione, amici. Andiamo ad ascoltare. Juventus, il futuro di Adrien Rabiot è ora meno bianconero. Quello che sta accadendo a livello extracampo potrebbe condizionare, in maniera importante, le prossime scelte a livello di mercato. In particolare,
la situazione di Rabiot pare già diversa rispetto al recente passato. Vista la situazione di totale impasse, diventa praticamente impossibile per la Juventus bloccare Adrien Rabiot. Il francese, anche di fronte all'impossibilità dei bianconeri di proporre un ingaggio economico di primo livello, andrà via a parametro zero. È una notizia che ci è arrivata, ecco adesso, una notizia, anzi, la giustizia annulla la sentenza della Juventus. Andiamo ad ascoltare, amici. La giustizia dice che la sentenza è stata revocata. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Cosa farà il CONI? Difficile dire come l'ente sportivo italiano si pronuncerà sulla plusvalenza di giudizio inflitta ai bianconeri 15 punti di penalità, stravolgendo l'intero campionato di Serie A. Al momento è impossibile fare previsioni per un organismo che in passato, ad esempio, sulla questione relativa a Calciopoli ha deciso di non decidere. Intanto continuano le voci, con il CONI costretto addirittura a sminuire le parole di un possibile giudice che in pratica spiegava la differenza di trattamento della Juventus legata alla posizione in borsa. Francamente, non c'è posto dove andare perché un tribunale sportivo non può scivolare con giudizi parziali e non molto tecnici senza esperienza in valutazioni di equilibrio molto delicate. Saremmo più interessati a sapere se il famoso fallimento della forma al momento del processo è vero o no. Questo è un fattore che merita una risposta e dovrebbe essere chiarito il più presto possibile. Sentenza annullata. La vera giustizia sarebbe l'annullamento della sentenza per vizi di forma, ma anche per motivi che non spiegano in dettaglio quale sia la causa che porta alla sanzione inflitta ai bianconeri. Nelle intercettazioni non c'è assolutamente nulla di confessore e le deduzioni che solo una società coinvolta in plusvalenze prendono credibilità dalla questione e, in pratica, aprono la strada all'unica decisione plausibile, ovvero l'annullamento della sentenza. Le recenti uscite di più di un personaggio pubblico che si chiede perché solo la Juventus è interessata e se i guadagni sono stati fatti da soli, sono la classica domanda che bisogna chiedere al CONI per spiegare una frase che non è logica. La giustizia dice processo annullato, tutto il resto è aria fritta. Clicca qui, segui Massimo Pavan su Twitter per interagire con Massimo nell'ultimo mercato e... Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? E queste erano le ultime, ecco, notizie. Adesso vediamo un po' cosa succede, amici, ma noi pensiamo che un po' questa storia si risolverà nel miglior modo possibile. Allora noi, amici, continuiamo ancora con la nostra musica, il ponte italiano di Radio Zimmari. C'è solo una cosa che può unire le sette isole Eolie. Radio Zimmari, il ponte della musica. E noi continuiamo ancora, amici. Arriva, ritorna con noi nuovamente Rocanto con Te Penso Ancora, dall'album Rivoluzione. Radio Zimmari che trasmette da Panarea. Tutte le foto che mi scelgo spero solo non suona. Quando vedo che la chat a rotto non può rispondere, comunque ti scrivo. Chissà non stai si d'arriva. E torna a fare tutte cose che facevamo assieme. Ma che ancora rindevo sta roscenevo ma sera. È facile pace da dice la vita continua. Ma tu giuro non ce la faccio sta mancanza ma ciro. Te penso ancora, capace per nessuno se scordate te. Ma una stella non muore, se la fai campare in tuo cuore vivo per sé. Te penso ancora, capace per nessuno se scordate te. La stella non muore, se la fai campare in tuo cuore vivo per sé.
cielo per se cancella, resta con Pavel tra paradiso e inferno, rimba sulla moto stai che ci vuole sapere. Dengo c'ha forse gagno, non sento c'ha voglia di rire, lo penso in battaglia assieme, da pelle vero ne privido, bene non senza limiti a vivere a sé piuttosto. Non c'ha sto facendo la vittoria sulla nostra, spaverare lo suono, infame stanno cattone. Non fa male, ma so che un fama non ne rispongo. Fornetto cerca sempre, spunto, ma non sono contento. Perché chi sono successo, sento spazio, non è niente. Serve meglio quando stai senza niente in tasca, senza obiettivo, ma con te vicino. O sai che sono sti soldi sulle mie segate, ci rendono negativo, mi fanno tornare a vivere. Ma pensa ancora, ehi, capace me di sciura se scordate te. Ora se lo non muore, ehi. Se fai campare in tuo cuore, viva lo sento, non pensa ancora. E intanto salutiamo tutti gli amici campani, gli amici di Napoli, che c'è qualcuno. Salutiamo Enrico da Napoli. Duo. Amici, continuiamo ancora. Arrivano Pinguini Tattici Nucleari, l'ultima volta, sempre dall'album Fake News. Radio Zimmari, per voi. L'ultima volta che hai saltato scuola per sentire l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampade. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop. L'ultima volta che hai voltato pagina, forse era meglio che cambiavi libro. E che ti sei specchiato dentro gli occhi degli ultimi per sentirti un poco più primo. L'ultima volta che hai scaricato una canzone dai mule. L'ultima volta che ti sei tuffato senza guardare giù. Le ultime volte non bussano alla porta. Le ultime volte le senti all'improvviso. E se va bene ti lasciano l'amaro in bocca. E se va male una cicatrice in viso. L'ultima volta che ti sei bagnato di pioggia non due. E che sembrava una tua canzone invece erano io due. L'ultima volta che hai baciato tua madre mentre dicevi ti odio. L'ultima volta che ti mancava poco per arrivare sul podio. L'ultima volta che hai chiamato amico un grande figlio di puttana. Di quelli che ti dice famo alla romana quando hai preso solo la marinara. Le ultime volte non bussano alla porta. Le ultime volte le senti all'improvviso. E tirami una sberla, mostrami com'è bella la vita dei falliti, sgridami. E questa è la mia guerra, non ho i piedi per terra, mi chiamano sciufiti, svegliami. E sento il ritmo del tuo respirare che piano piano riprende a ballare dal niente. Il profumo di un'ultima volta che sa di tornare a casa dal mare quando viene settembre. Quindi Tattici Nucleari, amici a Radio Zimmari, a tenervi compagnia in questo lunedì 6 febbraio. E noi rimaniamo in Italia, non andiamo da nessuna parte, anche perché chiudiamo con Italia, Italia. Amici, Don Tom Morello in compagnia dei Maneskin, Gossip. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Welcome to the city of lies, where everything's got a prize. Gonna be in your favorite place. You can be a movie star and get everything you want. Just put some plastic on your face. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream, so
gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. Drinking and acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll pass you by. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see their faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream, so sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them both. Don't act like you don't know. Skin, amici a Radio Zimmari, ancora altri due brani e poi arriva il Latino America con il notiziario delle Isole Eolie di Bartolino Leone con la voce di Nadia Solange. Angelina Mango, amici, voglia di vivere. E chi è che non ne ha? Amici, Radio Zimmari in compagnia di Sasa Santomauro che trasmette da Panarea Isole Eolie. Fino a stanno loro, ho pensato non sono come loro, sono una penna stilografica. Ehi, vedo che il cielo si sta coprendo di nuvole nere, per cui a momenti dovrebbe arrivare giù un po' di pioggia. Speriamo di no. Che ci lascia la stessa linea addosso. Abbiamo voglia di vivere, paura di morire, a volte il contrario, a volte solo voglia di fare l'amore. Io nelle cose non ci butto di testa, io come un sasso sulla prossima onda. E sei tutte le strade che non ho percorso, e ho quasi la voglia di vivere addosso. E non è importante se ho fame o se ho sonno. Oggi ho capito che di queste cose non ho più bisogno. Vediamo anche un'altra notizia che è arrivata adesso, amici. Nella giornata di ieri ancora si torna a parlare di Matteo Messina Denaro. Hanno interrogato Matteo Messina Denaro. Messina Denaro andrà in carcere duro perché quell'istituto esiste ancora grazie a questo governo. Quindi qualcuno dovrebbe spiegarmi su che cosa si sarebbe fatta un'eventuale trattativa. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non è importante. Penso che le giornate come il 16 di gennaio vanno ricordate. Non ho capito niente. Sto ragionando su come celebrare quel giorno. In Italia abbiamo la giornata dedicata alle vittime della mafia, ma non abbiamo una giornata dedicata a quegli uomini e a quelle donne che con il loro lavoro hanno consentito all'Italia di sferrare colpi pesanti al cancro della mafia. E penso che in questa nazione serva celebrare anche le vittorie. Dice così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa era la notizia flash, amici. Noi continuiamo, mica ci fermiamo. E arriva per chiudere, amici. Bella fregatura dall'album Io non ho paura. Lui è Ernia. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.
e ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo accetti. Sarò io ad avere dei limiti. Non andrebbe se fossimo simili. Tanto poi do ragione a te. E penso che io penso cose che tu non ti aspetti, perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura. E non so non aver cura di te, e non so più come spiegarmi che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura. Mi guardi mentre piangi, sembra che tu voglia infierire. Che son 3 anni, mi conosci, non ti voglio ferire. Sappiamo entrambi sti litigi come vanno a finire. Che inchiodono il primo parcheggio e poi abbassiamo il sedile. Vorrei che un po' di te capisse, che un po' di me tuffati nel blu. Che non c'è mia canzone in cui l'amore non finisce. Non so fare programmi nel presente né per sempre. E far coincidere tutto non è facile per niente. Da una delle 7 isole Eolie, Panarea, arriva lui, Sasà Santomauro da Radio Zimmari, con la migliore musica italiana e straniera di oggi, di ieri e di sempre. Asciugarti le lacrime, sembra cambi l'idea che tu hai di me, tanto poi do ragione a te. Cari amici, bella fregatura. Io penso cose che tu non ti aspetti. A parlare sogni che cassetti. Su Radio Zimmer. Ma sei dagli occhi tu apri i rubinetti. Fanno contrasto con la pelle scura. E non so non aver cura di te. E non so più come spiegarlo. Che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Sei la mia bella fregatura. Resta con noi. Resta con noi. Resta con Radio Zimari Web. Resta con Radio Zimari Web. Siamo arrivati alla fine. Prima live di questo 6 febbraio. Buongiorno Eolia, nonché buongiorno mondo. Da Radio Zimmari, da Panarea e da Sasà Santomauro. Passano gli anni nella stessa spiaggia. Io ho le scarpe già piene di sabbia. Buste di plastica volano al vento. Grazie davvero a tutti gli amici che in questa mattinata ci siamo tenuti compagnia a vicenda. Chi ha un po' di amici, ecco, che fanno lavoro di rappresentanza, per cui vi tengo compagnia e voi tenete compagnia a me, ecco, durante i vostri tragitti, i vostri spostamenti in autostrada. Mi raccomando, sempre il motto di Radio Zimmari, di dare piano in questo caso. Grazie ai nostri amici siciliani, amici di Palermo. Stanno passando pure il pezzo nostro. Buongiorno a riposto. Ancora buona giornata anche a voi. Salutiamo i nostri amici lombardi, nonché gli amici del Piemonte. Perché non mi ha risposto? Non lo perdere mai. Salutiamo i nostri amici della Costa Azzurra che anche in questo lunedì sono con noi a tenerci compagnia. Noi amici ci ritroveremo questa sera, ma prima ci sarà il Latino America con Nadia Solani, che in questo momento è con me in regia. E con le notizie del notiziario delle Isole Eolie. Forse colpa del tempo. Amici da Sasà Santomauro, ancora una buona giornata e noi un abbraccio forte forte, ci ritroveremo più tardi. Ciao, ciao, ciao. Sempre ferma sulle tue, quei programmi di cucina Sky. Non penso proprio li vedremo in due. Se cosa mi accomuna a questa terra, che purtroppo la mia faccia mostra i segni della guerra. Conquistata e saccheggiata da tutti, a sta sto precipizio di ciampito di butti giù. Ultimamente non mi caghi più, non mi tagli più, sotto i video strani, sto aspettando ancora che tu mi richiami, se non l'hai fatto oggi allora lo farei domani. Tutti quanti piangono di notte, ognuno col suo mostro che era inghiotte. Radio, radio. E ancora radio.
tutto quello che cerchi lo trovi in una sola frequenza. Siamo arrivati alla fine di questo programma. Salutiamo tutti i nostri web ascoltatori. Radio Simari Web. Radio Simari Web.